ragazzi, e benvenuti a un nuovissimo video. Oggi siamo qui per parlare di un argomento che nelle ultime ore, se riesco a pubblicare il video oggi, 29, oggi è 29? Sì, 29 maggio. Parliamo del nuovo operatore telefonico francese sbarcato in Italia, Iliad, che spero di non aver sbagliato la pronuncia. Se è così, scusatemi, qualcuno mi commenti come si dice precisamente. Chiedo scusa anche eventualmente all'azienda se guarderà questo video. Questo operatore telefonico presente in Italia ha portato diverse rivoluzioni. Partiamo però con ordine. Tengo a precisare che io non ho avuto modo di provare la loro SIM, la loro offerta effettivamente, ma mi baso su quello che ho raccolto e andrò a dire una mia personale opinione. Allora, intanto questo nuovo operatore telefonico nella conferenza stampa di presentazione è partito a bomba parlando dei problemi che tutti noi conosciamo benissimo con i nostri operatori telefonici, delle cose dette non dette dai nostri operatori telefonici, di quanto spesso, me compreso, a volte bisogna chiamare e dire ma chi vi ha detto di fare questa cosa, riferendomi a dei costi aggiuntivi o delle cose non poco chiare. Partendo da ciò, che ripeto è la purissima verità, ha lanciato sul mercato le sue offerte, o meglio la sua offerta. La sua offerta che comprende minuti, sms illimitati e 30 giga di internet a 5,99€, a cui vengono aggiunti 9,99€ per l'acquisto di una SIM. Questa offerta non cambierà mai più, ma è riservata al primo milione di clienti. A livello di offerte ovviamente è, penso, la migliore, no, sono sicuro sia la migliore in assoluto. Per quanto riguarda però, ragazzi, la copertura, e qui ascoltate bene perché molti fanno l'errore, come quelli che fino adesso andavano su Windows 3 perché magari facevano offerte più basse ma non ragionavano effettivamente con la copertura. Esempio, da me Windows 3 praticamente non funzionano, anche dopo la loro fusione, quello che è, non funzionano bene. Da me nessuna Windows 3, la maggior parte hanno Vodafone e TIM. Il nuovo operatore infatti non ha ancora le proprie infrastrutture, tranne a Roma e a Milano, ma si appoggia a Windows 3 in roaming. Cioè noi possiamo andare ad acquistare questa SIM, il nostro, questo operatore funzionerà, ma il roaming sulle infrastrutture di Windows 3. Questa per adesso ovviamente è una pecca, per questo io mi sento momentaneamente di non dare un'opinione completamente positiva. Voglio essere sincero, come sono sempre stato. Io punto su, non solo sul risparmio, ma anche sulla qualità. Preferisco spendere 20 euro e avere qualcosa di qualità che spenderne 5 e avere qualcosa che non funziona come vorrei. Ma questa, attenzione, è una mia opinione personale. E non ho testato appieno la SIM, non l'ho provata perché non l'ho acquistata. Quindi queste sono delle mie supposizioni, ci tengo questo a precisarlo per evitare ogni tipo di problema. Resta il fatto che comunque questo operatore ha portato anche un'altra innovazione, che sono appunto i SIM box, che sono presenti in teoria in tutta Italia, in realtà non ne sono pienamente convinto, dove sarà possibile attivare una nuova SIM o passare comunque a questo operatore tramite direttamente questo pannello, in modo tutto molto facile e veloce. Quindi questo è sicuramente un ottimo passo avanti per quanto riguarda l'innovazione. Quello che ci tengo a precisare però è che secondo me negli ultimi anni, se queste sono le basi, e soprattutto una cosa che mi ha colpito tantissimo è la loro politica di fare tutto trasparente, cioè di non essere come gli altri operatori, di essere completamente trasparente, dire tutte le cose, non avere clausole nascoste, dare comunque un'offerta che sia quella realmente e non poi, come a volte succede, avere dei sottocosti, delle problematiche, dei servizi non inclusi. No, in questa offerta infatti verranno anche inclusi il servizio di segreteria, hotspot, recall, il credito residuo, cose che sono ormai in tutti gli operatori tranne alcuni a pagamento. Per esempio l'hotspot mi pare che ormai è incluso in tutte le operatori in maniera gratuita.
tranne alcune appunto eccezioni che dipendono dalle offerte. Questa è la cosa che mi ha compreso principalmente di questo nuovo operatore, e che spero rimanga e mantenga le sue promesse, e che se effettivamente, questo io voglio sbilanciarmi e fare una previsione mia del tutto personale, che se queste saranno le reali promesse mantenute da questa azienda e effettivamente riuscirà ad avere delle infrastrutture proprie e a farle funzionare al meglio, io credo proprio che questa azienda abbia sconvolto il mercato degli operatori telefonici, e quindi avranno un grossissimo problema. Spero tantissimo, questo io mi rivolgo all'azienda, se mai guarderà questo video, perché comunque io lo manderò in direct, spero tantissimo che voi manteniate tutto quello che avete detto, spero tantissimo che farete sempre offerte allettanti come è stata qua, come questa, e soprattutto vi voglio fare i complimenti per il lancio, veramente per l'ottima conferenza stampa da quello che ho visto, per le ottime proposte, per la trasparenza, e spero vivamente che manteniate le promesse dette, in modo tale finalmente da poter dare una lezione agli operatori telefonici e a sconvolgere veramente questo mercato. Benissimo ragazzi, per questo video è tutto, io vi lascio in descrizione il sito ufficiale dove poter eventualmente richiedere anche una sim. Spero tantissimo che il video vi sia piaciuto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao a tutti!